Allora, il progetto è nato così, eravamo vicino alla macchina del caffè, io e i miei uomini, ragazzi, amici, che prendevamo il caffè, parlavo io, si parlava di motore a vapore, e io cercavo di spiegarle come funziona, ma questo, ma quello, ma l'altro, era duro spiegarlo a voce. Ho detto, beh ragazzi, state fermi un attimo che appena ho tempo me ne costruisco uno e ve lo faccio vedere. Si sono messi a ridere subito lì per lì. Però pian pianino, visto che questi pezzi uscivano, pian piano, poi è arrivato il coronavirus a darmi più spazio e l'ho finito e l'ha visto funzionare ed è perfetto come quelle di una volta, diciamo, che poi sono macchine, dico, la valvola casetta è stata inventata dell'Ottocento, l'avranno fatta con la lima e non avevano nemmeno le macchine, eppure andavano. È tutto. Abbiamo una caldaia che provoca facendo fuoco con la legna, facciamo bollire dell'acqua, crea vapore e il vapore entra da questo tubo, questo è il tubo d'ingresso, e lo portiamo ai cilindri, passando attraverso una valvola che è un regolatore, che in base al regolatore di giri, che è questo, in base al regolatore di giri lei apre e chiude, mi mantiene il motore a un regime costante, per non perdere potenza al momento che ne richiediamo più. Se richiediamo più potenza, lui mi deve dare più vapore. Quando richiediamo meno potenza, lui mi abbassa i giri. Questo è il lavoro del regolatore. Questo è il distributore chiamato valvola cassetto e che distribuisce il vapore al cilindro, sia da una parte che dall'altra. Prima manda la pressione da una parte, spinge indietro il cilindro, scarica, inverte la manovra, manda il vapore dall'altro lato, manda avanti il cilindro scaricando il vento. Questa è la biella, il collo d'oca che hanno tutti i motori del mondo, i volani che aiutano a tenere l'equilibrio del cilindro, perché il cilindro ha un peso, il pistone anzi, diciamo, ha un peso che se non ci fossero i volani viene scompensato. Allora il volano tiene equilibrato il peso, vince i colpi del pistone, li ammortizza, diciamo, fa da ammortizzatore. Questo è l'eccentrico che dà la fase al regolatore. Qui è dove lui si regola praticamente l'anticipo che deve arrivare a quel dato punto, deve arrivare il vapore nella camera di espansione. Poi, come tutte le macchine a vapore, hanno l'aria. Vabbè.